Questo sabato 17 luglio ha registrato record di interventi delle ambulanze per malori, infortuni e incidenti in zone impervie dall'inizio dell'estate. Il più spettacolare, per certi versi problematico, si è verificato attorno alle 15:20 lungo il sentiero dei Fiori, nella zona della capanna Faustinelli a Lagoscuro, quando una ragazza di 16 anni ha accusato un forte malore. Il volontario presente al bivacco ha dato l'allarme a 112, che ha inviato sul posto l'elicottero di Trento del 118. Con una manovra molto delicata, vista la zona impervia e la piazzola di dimensioni ridotte, l'elicottero è riuscito a sbarcare i soccorritori che hanno valutato la ragazza, quindi l'hanno trasferita a bordo del velivolo che l'ha portata in codice giallo all'ospedale di Cles in Val di Non. A circa 500 metri dalla capanna Lagoscuro si trovava il padre di 44 anni della ragazza, che nel frattempo si era infortunato ad un ginocchio e non riusciva più a muoversi. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118 di Sondrio, che lo ha caricato a bordo e trasferito in codice giallo all'ospedale di Sondrio. Le manovre sono state supportate dai tecnici di bordo del soccorso alpino, mentre alla base di Ponte di Legno altri soccorritori erano pronti ad intervenire in caso di necessità. Ma già alle 10 del mattino l'elicottero del 118 di Brescia aveva soccorso a Manerba un 81enne investito da un'auto, che è stato poi trasferito in codice giallo alla poliambulanza. Alle 10:50 a Vello di Marone lo stesso elicottero ha soccorso un ciclista, trasferendolo sempre alla poliambulanza in codice giallo. Quindi alle 13:20 ancora a Brescia ha effettuato un soccorso ad un ciclista 48enne a Ponte di Legno e lo ha trasferito in codice giallo al civile. Successivamente lo stesso elicottero si è spostato a Bagolino, dove un motociclista di 49 anni è stato soccorso e trasferito in volo alla poliambulanza. Alle 15 a Limone del Garda l'elicottero del 118 di Verona ha soccorso un 39enne colto da malore e lo ha portato in volo all'ospedale di Gavardo. Infine, sempre l'elicottero di Brescia ha soccorso al corro d'aula di Ponte di Legno poco dopo le 17 un 54enne colto da un attacco cardiaco e lo ha trasferito all'unità coronarica di Iome. Un intervento anche sui monti bergamaschi alle 12 al Curò da parte dell'elicottero di Bergamo, che ha soccorso un 57enne colto da malore e lo ha trasferito all'ospedale di Piario.